Sì, siamo agli ultimi 2 giorni di questa tranche del mese di aprile, però come vedete anche dai media nazionali non c'è alternativa. Lunedì riapriranno le scuole al 100% e tutti adesso si rendono conto che ci sono un sacco di problemi. Un sacco di problemi nei trasporti, un sacco di problemi nel garantire la sicurezza. E non c'è altra strada, se vogliamo finire la scuola il più possibile in presenza, che quella appunto di controllare i ragazzi con screening di massa come stiamo facendo a Pesaro da alcuni mesi. Non c'è alternativa. Anche stamattina ho sentito il ministro Bianchi, oggi ne parleranno con le regioni, ne parleranno con i prefetti, perché è evidente che c'è in questo momento grande preoccupazione. E il modello Pesaro è un modello che stanno guardando con grande attenzione. È chiaro che se sdoganassero i salivari sarebbe tutto più semplice, perché vedete qua che organizzazione che c'è. Qua siamo stati in grado di metterla in piedi grazie all'AIL, grazie alla Croce Rossa, ora alla Gulliver, grazie alla Protezione Civile, grazie al lavoro ovviamente dei nostri assessori Mila e Giuliana. Un'organizzazione, diciamo, impegnativa. È chiaro che se ci fossero i salivari, con i salivari l'organizzazione sarebbe molto più snella, molto più veloce. Del resto i soldi ci sono, perché il ministro Bianchi ha messo 150 milioni nel DL Sostegni proprio per questa attività di screening. Mancano 2 mesi e mezzo alla fine dell'anno scolastico, forse 2 mesi, poco più di 2 mesi. Cerchiamo di finire l'anno scolastico in presenza e nella massima sicurezza, perché quello che temo è che già oggi rivedano la percentuale della scuola in presenza e che magari tra qualche settimana ci ritroviamo di nuovo da capo a richiudere le scuole. È fondamentale lo screening perché i ragazzi, lo ripeterò all'infinito, non saranno vaccinati. Fino ai 16 anni sono fuori dalla vaccinazione, i 17enni, 18enni, 19enni verranno vaccinati presumibilmente quando la scuola sarà già finita e quindi con un effetto non sull'anno scolastico in corso.